Cardelli, per cui no, avrebbe transitato sul binario. Quindi che abbiamo fatto? Abbiamo creato una struttura in ferro, che va a sostituire i carrelli per poi tenerla poggiata sul rimorchio. Quindi sono queste putrelle d'acciaio che poggiano sul rimorchio e rendono stabile la carrozza sopra. Abbiamo la parte posteriore e la parte anteriore del rimorchio. Preparate, sistemate, quindi pulite di sassi, tutto quello che nella forza che ha avuto il treno, aveva raccolto sassi, detriti e quant'altro, quindi pulite e preparate per essere trasportate. Come vedete la carrozza va appoggiata poi sul rimorchio che deve rispettare delle misure, quindi un'altezza, una larghezza e una lunghezza che la legge ci consente per transitare. La carrozza è lunga perché erano tutte completamente disastrate, pulirle, tagliare le lamiere, vedere se la struttura così era sana, quindi abbiamo dovuto fare dei calcoli e quant'altro. Però è andato tutto bene, il treno ha retto più di quello, essendo uscito a 290 km orari, il treno ha fatto i miracoli, perché tranne questa carrozza che è la numero uno, il locomotore numero uno, quello che si è spezzato, le altre tutto sommato erano messe bene.